Boker Tov, Boker Or. Parashat Nitzavim, terza chiamata, Yom Shlishi, martedì, e siamo al capitolo 29, Pasuk 15. Ok? Allora, oggi 23 Elul. Allora, perché voi ben sapete come abbiamo vissuto nella terra d'Egitto e come siamo passati in mezzo alle nazioni che avete attraversato. E allora facciamo il primo passo qui insieme. Chi attem, yeda attem, et asher, yashavnu be'eretz Mitzrayim, ve'et asher, avarnu bekerev hagoyim, asher avartem. Ecco, voi siete sul muto, ma io leggo piano appunto perché leggiate con me il primo Pasuk. Allora, là avete potuto vedere i loro ripugnanti e sgradevoli idoli, quelli all'aperto di legno e di pietra e quelli d'argento e d'oro che tenevano con loro dentro casa. Perché quello che dice Moshe Rabbeinu, quello che vedevate, questi idoli, sono solo quelli di legno, cioè che non hanno valore, legno, pietra. Quelli invece d'oro e d'argento avevano paura che li rubassero e se li tenevano dentro casa. Che poi un idolo, che sarebbe un dio, tra virgolette, mille virgolette, dovrebbe difendersi, però per dire un po' l'assurdo della cosa. Poi anche Rashi entra nel termine proprio di abominevole, perché dunque, allora, quando riprendo un secondo anche il passo 15, come abbiamo dimorato nella terra d'Egitto, cioè dal momento che dice Mosè ai Ben Israele: avete visto la condotta delle nazioni e che il cuore di uno di voi potrebbe indurlo a seguire. Io ho il dovere di obbligarvi con un giuramento. Cioè, alla fine siamo stati 210 anni in Egitto e Vaitarvu Bagoim, Velmeduma Asem, come è scritto, si sono mischiati tra i popoli, hanno imparato le loro azioni, nel senso la loro cultura, il loro credo, eccetera. Dunque, siccome quando una persona vive in una certa entourage, questo ha molto un impatto molto forte sulla persona, su di lei, sulla propria famiglia, sul modo di vivere, eccetera. Dunque, dice Mosè, sono obbligato a, o dunque, ho l'obbligo di, ho il dovere dunque, di obbligarvi a un giuramento, perché visto che per natura si è portati dunque a emulare il modo di vivere della nazione, del posto in cui ci si trova. E abbiamo parlato di questi idoli, avete veduto i loro abomini, perché sono appunto gli idoli chiamati così, perché sono repellenti come delle cose abominevoli, fetidi e repellenti come escrementi, ghilu lehem, e come vi ho detto, d'argento di pietra, perché gli altri li tenevano in casa per timore che vengano rubati. Allora, 17. Perché forse in mezzo a voi potrebbe trovarsi un uomo o una donna? Ricordatevi questo singolare, lo riprenderemo nel Rashi più avanti. Dunque, perché forse in mezzo a voi potrebbe trovarsi un uomo, attenzione, o una donna, una famiglia o una tribù, il cui cuore si distolga oggi da Hashem e non ne voglia accettare il patto per andare a servire le divinità di quelle nazioni. Forse tra voi potrebbe esserci qualcuno che agisce come una radice che produce veleno o assenzio. Allora, dunque, il cuore si volga, dice il Rashi, dall'accettare l'alleanza. Allora, cos'è questa radice che produce veleno? E Rashi ci spiega una radice che faccia crescere un'erba amara, come sono appunto lo sono le piante d'assenzio. Una radice dunque che produca e moltiplichi in mezzo a voi l'empietà. Dunque, c'è questo pericolo, proprio detto così, che quest'erba marcia, amara, velenosa possa moltiplicarsi. Se avverrà che quella persona, dunque, che non vuole attenersi al patto e che vuole seguire l'idolatria,
Udendo le parole di questo giuramento, si illude in cuor suo di non essere vincolata dal patto, dicendo: io avrò pace anche se mi comporterò secondo quello che al mio cuore sembra giusto fare. Questa persona avrà solo ottenuto di aggiungere al castigo per il peccato commesso involontariamente, come in stato di ebbrezza, quello per aver agito intenzionalmente, quasi ne avesse sete. Dunque, se uno si dice, vabbè, tanto, eh no, il tanto non c'è, nessuno è esente. Allora, vediamo Rashi 18. Allora, queste maledizioni non mi raggiungeranno, ma avrò pace, dice questa persona. Allora, anche se procederò dunque secondo quanto il mio cuore vede bene di fare. E poi c'è un punto, se avete notato nel Pasuk, come in stato di ebbrezza. Allora, cosa dice Hashem? Dal momento che io gli aggiungo una punizione per quello che fino ad ora egli ha commesso inavvertitamente e che io avrei trascurato, adesso infatti gli fa sì che io unisca ciò al male che gli compio intenzionalmente ed esiga da lui la punizione per tutto. Dunque, questo modo di pensare: tanto sono esente, tanto non mi succederà niente, anzi porterà a punizioni molto più gravi. E dunque, come vi ho detto, ubriachezza indica la condizione di chi pecca inavvertitamente, perché agisce come un ubriaco che non sa quello che fa. Boker tov, René. Buongiorno Sara, buongiorno Bocherto, bocherò. Allora, René, siamo a pagina 843, l'ultima parola di 843, e siamo a Pasuk 19. Hashem non sarà, dunque 845, propenso a perdonarla. Al contrario, la collera di Hashem e il suo zelante ardore nel punire si infiammeranno contro quell'uomo e su di lui si abbatterà ogni maledizione scritta in questo libro. E Hashem cancellerà il suo nome da sotto il cielo. Dunque, non so se vedete la gravità della punizione di questo peccato. E allora, Hashem zelante, allora, no, notiamo, allora, intanto riprendo il primo passo per René, chi Atem 15, pagina 842, Yeda Atem. Et asher yashavnu be'eretz Mitzrayim, ve'et asher avarnu bekerev ha'goyim asher avartem. Vatiru et shikutzem vetgilu lehem etz ve'eben kesev ve'zahav asher imahem, pen yesh bachem ish o isha, o mishpacha, o shevet, asher levavo fone ayom me'im Adonai Eloheinu lalechet lavod et Elohei ha'goyim ahem, pen yesh bachem shoresh porei rosh ve'lana. Ve'aya beshomo et divrei ala zot, ve'itbarech bilvavo lebo. Shalom yeli ki bishrirut libi elech, leman sfot harava et atzmea. לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יהיה שם אף אדוני, וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה, ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים. אוקיי, ciao mi diceva, coi fiori, che bello! Siamo in due, oggi coi fiori. Ciao, allora siamo a pagina 843 e siamo a Pasuk 20. Dunque 19, però riprendo un minuto, termine il passo, Rashi 19. Allora, dunque, come abbiamo detto, Hashem non consentirà di perdonarlo e fumeranno le radici di Hashem, letteralmente, dice il passo. Allora, a motivo dell'ira, ci spiega Rashi, si riscalda il corpo al punto tale che esce fumo dalle radici. Ciao, Infatti, buongiorno. ciao Rossella, allora, come è scritto nel Tehillim 18, Passuk 9, salì fumo dalle sue narici. Allora, ovviamente, non, sebbene non si addica da Kadosh Baruch Hu, il Passuk fa udire al nostro orecchio, letteralmente, come dice Rashi, le sabere taose, quanto gli è usuale ed esso può ascoltare secondo l'esperienza umana. Ciao Francesca, anche Bokertò. Dunque, in realtà cosa succede? Che la Torah, e l'abbiamo visto tante volte, lo rivedremo tante volte, adesso siamo ormai alla fine del
ultime parashot, ma l'abbiamo visto anche tante volte, questa espressione che poi potete trovare nel Rashi, ok, Mashmia, allora, lasciamo che fidere, che derech, Mashmeta, Ozen, ok. Dunque, quando la Torah ci vuole spiegare un concetto relativo a Kadosh Baruch Hu, e siccome noi siamo umani, in realtà noi non possiamo capire. Cioè, tutto quello che Hashem è divinità, cioè, trascende completamente la percezione e la capacità umana di comprensione. Allora ci dà la Torah degli esempi umani. Dunque, quando parla di che fumeranno le radici di, le narici, pardon, di Akadosh Baruch Hu, ma abbiamo detto, ma sappiamo che Hashem non è un uomo con delle narici, ok? Allora è giusto per dare un esempio di modo che noi umani possiamo avere un'idea di quello che intende il Passù. Poi, e la sua gelosia, allora, dunque, fumeranno le narici di Hashem e la sua gelosia contro quell'uomo. Quando parla di gelosia, allora Rashi spiega che il termine significa furore. E in francese equivale a emportement per le francesi tra noi. Dunque l'espressione indica assumere l'abito della vendetta senza passare la misura. E siamo a Pasuk 20. Hashem lo terrà separato per un severo castigo da tutte le tribù di Israele, secondo tutte le maledizioni del patto scritte in questo libro della Torah. L'ultima generazione, dunque i vostri figli che sorgeranno da coloro che verranno dopo di voi, e lo straniero che giungerà da una terra lontana, vedendo i castighi di quel paese, i mali con i quali Hashem l'ha colpito, dirà: zolfo e sale hanno arso tutto il suo suolo, a tal punto che non potrà essere seminato, non germoglierà né vi crescerà nessun tipo di erba, come in seguito alla distruzione di Sdom e Amorà, come sappiamo, Adma e Zvoim, le città che Hashem aveva sconvolto nella sua ira e nella sua collera. Tutte le nazioni allora diranno: per quale motivo Hashem ha compiuto una cosa simile su questo paese? Qual è la ragione per l'ardore di questa grande collera? Essi allora diranno: perché hanno abbandonato il patto di Hashem. Hashem, Dio dei loro padri, che aveva stipulato con loro quando li ha fatti uscire dalla terra d'Egitto, perché essi sono andati e hanno servito divinità di altri e si sono inchinati a loro, divinità delle quali non avevano mai conosciuto alcun potere e che egli non aveva assegnato loro, dunque ai Bnei Israele. Fermiamoci qua. Pagina 844, 20, Chaf. Vivdilo Adonai lera ami kol shifte Israel che chol alot ha-brit ha-ktuva b'sefer ha-Torah zeh. Ve'amar ha-dor ha-acharon, bnechem, asher yakumu me'achareichem, ve'anochri asher yavo me'eretz rechoka, ve'ra'u et makot ha-aretz ha'i ve'tachal bui asher chila Adonai ba. Gofrit v'amelach srefa kol arza, lo tiz srefa, kol arza lo tizara ve'lo tatzmiach ve'lo yale va kol esef, כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מי חורי האף הגדול הזה? ואמרו, על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם, אשר כרת עמם והוציא אותם מארץ מצרים. Vediamo adesso un secondo. Anche Rashi 25. Allora, di dei che non avevano conosciuto, dice. Allora, perché dunque tutta questa collera, questa rabbia, questa distruzione da parte del loro Dio, diranno i popoli? Perché hanno tradito, in altre parole, a Kadosh Baruch Hu, andando verso dei che non avevano conosciuto, cioè non avevano conosciuto la presenza in essi di alcuna forza divina, e che Hashem non aveva assegnato loro. Ok? Dunque, quel Dio, tra virgolette, che si erano scelti, non aveva assegnato loro alcuna parte o eredità, come sì ha fatto Hashem, dandoci Eretz Israel e tutto il resto. Arrivo fino a 28 e faccio un Rashi e abbiamo concluso.
Allora, 26. L'ira di Hashem si accese contro quel paese, portandovi contro ogni tipo di maledizione scritta in questo libro, come l'abbiamo letta, come vi ricordate, settimana scorsa, ecco, quella più recente. Hashem li ha strappati dalla loro terra con furia, con ira e con grande sdegno, e li ha mandati in un altro paese, come si può vedere ancora oggi, e purtroppo fino a oggi. E se tu dicessi, come possiamo sperare di salvarci se le punizioni possono colpire tutta la popolazione anche in seguito a pensieri idolatri di singoli individui? E qui cosa vi ho detto di ricordarvi? Vi faccio l'esame. Se vi ricordate, Passuk 17, perché era all'inizio, ho detto ricordatevi questo Passuk. Allora, tornate a pagina 843, 17, visto che non c'eravate tutte all'inizio. Allora, si parte dal fatto che avete vissuto in terra d'Egitto, c'è il pericolo appunto che questi secoli che avete vissuto con degli idolatri, questo loro servire gli idoli abbia influito su di voi e avete voluto emularli. Lì nel 16 ha parlato dei loro idoli ripugnanti, eccetera. E 17, ecco quello che riprendiamo, perché forse in mezzo a voi potrebbe trovarsi un uomo o una donna, e poi passa a famiglia, tribù, eccetera. Però parte da un uomo o una donna. Dunque, basta che un uomo o una donna pecca, e riprendiamo il 28, come posso sperare di salvarci se il punto può scoprire tutta la popolazione che in seguito a pensieri dorati di singoli individui, come l'abbiamo visto in Passo 17, un uomo o una donna. Sappi che le cose che sono nascoste nella mente dei singoli ad Hashem, all'Eterno, nostro Signore, sono invece note e Lui le punisce privatamente. Dunque, se uno dice, tanto oggi poi che siamo nel 2021, uno dice, tanto siamo arrivati sulla Luna, siamo arrivati a livelli in tutte le tecnologie and company, però i pensieri non li sa leggere ancora nessuno. A quello non siamo arrivati e non si arriverà. Perché? Perché questo è dato solo a Kadosh Baruch. Allora uno dice, beh, io almeno nei miei pensieri sto tranquillo, e dice no. Che quando tu hai i tuoi pensieri, e che sì, Hashem può svelarli, o tu pecchi di nascosto, Hashem poi punisce, mentre appunto, come dice Passuk, il controllo e la punizione di quelle evidenti, dovute a errori di tutto il popolo, sono affidate a noi e ai nostri figli per sempre, così da mettere in pratica tutte le parole di questa Torah. Dunque, Anistarot, lasciamelo che no, no, su questo passo comunque c'è una miriade di spiegazioni molto, e si usa molto quando succedono tragedie, cose che trascendono appunto la nostra comprensione. Allora si usa Anistarot, lasciamelo che no, cioè è un passo conosciutissimo, cioè i misteri sono dati a Hashem, anche sotto questa forma e questa spiegazione. Allora riprendiamo da 26 e poi brevemente Rashi, abbiamo concluso. Vaichar af Adonai Baretz Aile via leet kol haklala aktuva baSefer HaZeh vaichem Adonai me'al admatam be'af ufchema ufketzef ketzef gadol vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh hanistarot l'Adonai Eloinu vehaniglot lanu ulvanenu adolam la'asot et kol divrei Torah hazot. Allora, cosa ci spiega Rashi? Le cose occulte appartengono ad Hashem. Voi, forse voi direte, dice Rashi, che cos'è il nostro potere di fare? Tu punisci la moltitudine per i pensieri di un solo individuo, come abbiamo visto nel passo 17 che vi ho fatto rivedere. Nel caso vi sia tra voi un uomo o una donna. Dopo di ciò vedranno i flagelli di quella terra, passo 21. Eppure è certo che nessuno conosce i segreti del proprio compagno. Tuttavia, io non vi punisco per le cose occulte, perché esse appartengono ad Hashem.
e egli compirà la punizione solo di quell'individuo. Invece, dunque, non abbiate paura, cioè il peccato dell'individuo è lì, dico io, perché devo pagare gli errori dell'altro? Cioè no, quello dell'individuo, dunque personale, ne pagherà lui le conseguenze. Invece, le cose rivelate sono per noi, per i nostri figli, il nostro compito è cioè estirpare il male di mezzo a noi. E qui ci riportiamo a questa erba di cui abbiamo parlato prima, velenosa da estirpare, abbiamo visto in altre psuchi. Dunque, il nostro compito dunque è estirpare il male di mezzo a noi, e se non compiremo giudizio riguardo a loro, allora sarà punita la moltitudine. Adesso poi riprende le parole per noi e per i nostri figli. Che notate, notate il Vanenu, guardate il Passuca, pagina 844, 28, guardate la parola l'anu, ul Vanenu, vedete tutti i punti sopra? Notate? Su ogni lettera c'è un puntino. Sormontate da punti, vedete? Per insegnare che anche riguardo alle cose rivelate, Hashem punì la moltitudine solo dopo che essi ebbero passato il Giordano, come riportato in Masechet Sanedrin. Perché la presenza dei punti indica sempre una limitazione, ok? Giusto per sapere in modo generico. Dunque, da quando accettarono su di sé il giuramento su Monte Gerizim e su Monte Ebal, diventando garanti l'uno dell'altro. Perché questo è il punto, in realtà, di noi, Am Israele, che noi siamo arevim zelazè. Sono garanti uno per l'altro. Uno dice, vabbè, senti, affare mio, io voglio di peccare, voglio di godermi la vita. Eh no, perché il tuo peccato poi, come l'abbiamo visto dopo il giuramento, come abbiamo appena visto qua, verrà, è una colpa dunque di tutto il popolo. Così anche però e soprattutto per il bene. Quando io faccio una mitzvah, non, il merito di questa mitzvah, la forza divina, parlando di Tanya e di Kabbalah, che porto su questo mondo tramite l'attuare questa tot mitzvah, non influisce positivamente solo me e la mia persona o i miei figli che sono parte di me geneticamente, ma tutte le generazioni prima e dopo mie e tutto a Israele, fino alla fine dei giorni. Dunque, abbiamo una responsabilità, anche perché, fate adesso, tanti hanno messo anche Risheva di questo enorme lutto, di questo meraviglioso ragazzo Hayal che è stato barbaramente ucciso da un terrorista. Non è questo padre che è in lutto, è tutto Amisrael che è in lutto. Perché quello che colpisce uno di noi colpisce tutti. E dunque nel male e nel bene, come ieri ho detto, vi ho messo anche nel gruppo una bellissima notizia di un mio ex alunno quasi quarantenne, che finalmente si è fidanzato e dunque sono svegliata con questa notizia che era una enorme gioia, veramente mi ha fatto, come si dice, mi ha fatto star bene. Ecco, dunque, che Bezrat Hashem d'ora in poi possiamo avere solo buone nuove. René, dopo ci dice, preparati a dirci quali sono i prachim del Tehillim, eh? Però prima del Tehillim passiamo al Tanya. Ok, allora, Tanya, siamo Igeret HaKodesh. Adesso vi faccio vedere sul testo. Allora, seconda parte. Allora, guardate un po' per chi riesce. Seconda parte del Perek Tet Zain 16. Ecco qua, l'ultima parte del capitolo Tet Zain. Allora, e incomincio delle parole. Vine Zeu al pi Suratadin Gamur, ok? Questo in conformità alla legge in senso stretto, per tradurre, ecco, traduzione esatta. Allora, in verità, abbiamo parlato ieri, giusto per rinfrescarci la memoria, della Tzedakah, che quando si parla nel Talmud che uno deve dare, che noi abbiamo le priorità, noi stessi,
prima dell'altro, questo si tratta di questione di vita o di morte. Però quando si tratta di elargire al prossimo e privarsi di cose superflue per noi, per dare al prossimo cioè le minime necessità, cioè le necessità base per sopravvivere, questo sì lo dobbiamo fare. E dunque, e qua continuo oggi, dice. Questo in conformità della legge in senso stretto. In realtà, anche se si tratta di un caso a cui non si può applicare questo ragionamento, è convenevole per ciascun uomo di non essere tanto puntiglioso nell'insistere su ciò che è legge, ma mettere in secondo piano la propria vita, spingendosi molto in più in là della lettera della legge, e di pensare a se stesso sotto il profilo di ciò che dissero i nostri maestri. Zechonam Livracha, di benedetta memoria, che chiunque si dimostri puntiglioso di fronte a tali situazioni, dunque di necessità degli altri, alla fine si troverà in tali situazioni, si troverà, vuol dire, lui a dover chiedere aiuto, il cielo non voglia. Dunque, dopo tutto, ciascuno di noi ha bisogno, in qualsiasi momento, della misericordia di Hashem, che viene ridestata proprio a mezzo di un'iniziativa dal basso, dunque dalla famosa Itarruta del Tata, col suscitare in noi, in ogni occasione e a ogni istante, la nostra compassione per coloro che sono bisognosi di compassione. Dunque, chiunque renda insensibile il proprio cuore e sopprima il proprio sentimento di compassione, qualsiasi ne possa essere il motivo, fa succedere altrettanto la sua, che viene cioè soppresso a Shem Ci Guardi. Cioè, se io mi trattengo e non ho più di tanto compassione, ma mi attengo alla lettera, alla halakhah, ok, non sono sensato dare, come tanti dicono, ma questo che ne sai, ah, lui sicuramente, no, la gente che fa sempre, piace fare i calcoli degli altri in tasca, no? E allora cosa succede? Che kamay mapanim elam panim, così anche nel cielo, non solo leva da melada, ma anche nei cieli. Ossia, se tu ti trattieni dall'essere compassionevole, anche Hashem, a Chas v'Shalom, dice: va bene, anch'io non devo avere più di tanto pietà per la persona. Dunque, dopo tutto, non esiste sulla terra un uomo tanto giusto che agisca bene sempre e non pecchi mai. E qui ritorniamo, se vi ricordate, al famoso concetto della tzedakah, che noi avevamo detto che bisogna dare un decimo, e questa è l'alaha, appunto l'obbligo. Un quinto, che sarebbe molto meno, cioè ancora il livello più alto, però non di più, perché sennò poi ti trovi tu a dover richiedere tzedakah, e allora non abbiamo fatto una cosa intelligente. Questo però, se vi ricordate, allora abbiamo studiato nel caso che uno non ha nessuno peccato. Ma chi può dire di non aver mai peccato? E dunque, visto che per il corpo, se uno deve salvarsi la vita e deve subire un intervento costosissimo, darà tutto pur di salvare la vita. Cioè, così anche per l'anima. Per salvare l'anima, ripulire l'anima, adesso poiché siamo prima di Rosh Hashanah, uno deve dare tutto. Dunque, tzedakah. Non ci si può mai pentire della tzedakah che si è dato, e non si è mai dato troppo, perché comunque dal fatto che avessimo commesso un solo peccato, è già quello per dire, magari un solo, per dire, solo per ripagare, ecco, questo peccato tramite la tzedakah valeva la pena. Dunque, come abbiamo detto, dopo tutto non esiste sulla terra un uomo tanto giusto che agisca bene sempre e non pecchi mai. Ecclesiaste 7:20 per essere precisi, ma la carità serve da espiazione, come riportato nel Dvarim Rabbah, e protegge dalle sciagure ed anche dalla morte, come sappiamo. Perciò essa è proprio una medicina per il corpo e per l'anima. Dunque, se abbiamo parlato dell'esempio del corpo, in realtà qui c'è sia corpo che anima. E a questa si riferisce il Pasuk in Iov 2:4, pelle per pelle, e l'uomo darà tutto ciò che egli ha per la sua vita, come vi ho già spiegato. Inoltre, noi siamo credenti, figli di credenti, Masechet Shabbat, e fa parte della nostra fede che la tzedakah
non è altro che un prestito a Kadosh Baruch, come è scritto, e qui andiamo in Proverbi 19 e 17, chi usa misericordia al bisognoso è come facesse un prestito ad Hashem ed egli gliene renderà ricompensa. Bellissimo anche questo passuk, molto molto forte. Non solo che gli renderà ricompensa, ma più e più volte in questo mondo. Infatti non è data in questo mondo la ricompensa per alcun precetto adempiuto, salvo per la tzedakah, poiché va a vantaggio degli esseri creati da Hashem, come è scritto nel Talmud, Trattato Kiddushin, alla fine del primo capitolo. Bisogna anche preoccuparsi, conclude, della punizione. Hashem, cielo ce ne scampi, che tocca un uomo quando i suoi compagni si mettono assieme per un atto di mitzvah e non si associa a loro, come noto da ciò che dissero i nostri maestri di benedetta memoria in Masechet Haggadah. Ma coloro che porgono orecchio ne avranno letizia e su loro poserà la benedizione dell'uomo per bene, Proverbi 24-25, fra tutte le cose la migliore. E Tehillim, Salmi 125-4, benefica o Hashem i buoni che sono orecchi, secondo il desiderio che è nell'animo loro e nell'animo di colui che porgo loro saluti ed auguri con tutto il cuore e tutta l'anima. Bellissimo, una meravigliosa conclusione oggi, no? Di questa fantastica Berachah. Vediamolo velocissimamente sul testo. Allora, Venir zeu al pi shurat adindam avar, bemet, per chi mi segue e seguite, גם אם הוא עניין דלא שייך כל כך, הרי טוב ראוי לכל אדם שלא לדקדק להעמיד על הדין, רק לדחוק חייו ולהיכנס לפני ולפנים משורת הדין, ולדאוג לעצמו ממאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שכל המדקדק בכך סוף בא לידי כך חס ושלום. וגם כי כולנו צריכים לרחמי שמיים בכל עת, בהתערותא דלתתא דווקא, בכל עת ובכל שעה, לעורר רחמינו על הצריכים לרחמים, וכל המאמץ לבבו וכובש הרחמיו, יהיה מאיזה טעם שיהיה, גורם כך למעלה לכבוש וכו', חס ושלום. ומה גם, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב תמיד, ולא יחטא. והצדקה מכפרת ומגינה מן הפורענות וכו'. ולזאת היא רפואת הגוף ונפש ממש, אשר אור בעד אור, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו, ושגם אנו מאמינים בני מאמינים, כי הצדקה אינה רק הלוואה לקדוש ברוך הוא, כי התכתיב, מלווה השם חונן דל, וגמולו ישלם לו, בכפליים בעולם הזה. נסחר כל המצוות לך בעולם הזה לבד, לך בעולם הזה לבד מצדקה, לפי שהוא טוב לבריות, כדאיתא בקידושין, סוף פרק קמא, וגם יש לחוש לעונש חס ושלום, כשחברם נמנים לדבר מצווה, והוא לא נמנה עמהם, כנודע ממאמר רבותינו זכרונם לברכה, ולשומעים יונעם ותבוא עליהם ברכת טוב, בכל מילי דמיטב היטיב על השם לטובים וישרים כנפשם, ונפש הדורש שלומם מכל לב הנפש. Bellissimo. E adesso René ci dice quali sono i prachim di oggi. Vai René. Siamo nel 23° giorno di Elul e quindi per 113-118. No, 108 e 109, 110, 111 e 112. Rone, oggi ti sei confusa, succede. Non è il 23° giorno oggi? Sì, oggi è il 23° giorno, Chavgimel, e Chavgimel è 108, 109, Ragione, 108, 112, 110. sì, sono Ecco, andata più giù. adesso hai trovato, 108, fantastico. 112, vero? Allora, abbiamo deciso che Blin Eder facciamo un perek, piano, parola per parola, tutti insieme, da oggi, Bezrat Hashem, almeno il primo. Poi
durante l'anno aggiungeremo. Shir Mizmor le David. Nachon Libbi Elohim. Ci sei? Kufhaf. Ashira va a Zamra Af Kevodi. Ci siete tutte? Rivka, ci sei? Sì, sì. Allora, siamo. Allora, riprendo. Shir Mizmor le David. Nachon Libbi Elohim. Ashira Vazamra Afkivodi. Ura Hanevel Vechinor Aira Shachar. Odcha Vamim Adonai Vazamercha Balumim. Ki Gadol Meal Shamain Chastecha Vead Shchakim Amitecha. Ruma Al Shamain Elohim Veal Kol Haaretz Kvodecha. למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני, אלוהים דיבר בקודשו, אעלוזה, אחלקה שכם, ועמק סוכות עמדת. לגלעד, למנשה, ואפרים, מעוז ראשי, יהודה מחוקקי. מואב, סיר רחצי על אדום, אשליך נעלי עלי פלשת את רועה. מי יובילני עיר מבצר? מי נחני עד אדום? הלא אלוהים זה נתן, ולא תצא אלוהים בצדקתי. הבא לנו עזרת מצר, ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרים. רבקה, אתה בא בנה? בסדר. אוקיי, ci siete, mi avete seguita bene. Benissimo. Ok, fantastico. Allora, allora, andiamo al Perek 120. Allora, poi ognuna conclude a suo ritmo gli altri prakim e concludiamo con i prakim del re. 120-121. Ci siete? Sì. Questo fra poco ve lo chiedo a memoria. Shir Hamanot El Adonai Batzaratali Karati Vayaneni Adonai Hatzila Nafshim Sfat Sheker Midashon Remiyah. מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי מעולה כדר, רבת שכנן הנפשים שונא שלום, אני שלום וכי אדבר המה המלחמה. פנטו ונטורו שיר למעלות אשא אין הערים מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אוקיי, allora come ecco i prakim, poi concludiamo ognuna. Dunque, abbiamo. Dunque, oggi siamo. Ok, volevo farvi. Allora, vi leggo solo un secondo la Yom Yom. Rabbi Moshe ben Osher Rabbino Azaken ben Omdov u Aske ben Chet Udalev Shana, Sugia Bishivchan Shela Chachamim Begitin, Nistapek Bemaramba Rabbi Shimon Bar Yochai, Sham, Shanu Midotai. Sheyesh Bazeh Shnei Pirushim. למדו תורותיי רש"י ומידותיי כפשוטו. בתוך כך נכנס רבינו הזקן ואמר, בניגון כדרכו בקודש, תורה שניתנה לנו כולה מידות טובות, אפילו אנשים שבה הם באמת חסד וטוב, ושני הפירושים אחד הם, והא בהא תליא, אחד תלוי בשני, אי אפשר להיות מידות טובות בלי תורה ואי אפשר לתורה בלי מידות טובות. ככל הנזכר לעיל קרא גם לצמח צדק בהיותו בגיל ח' י"א שנה. Allora, vi dico solo il punto della Yom Yom di oggi, ve l'ho letto così almeno l'avete sentito. Allora, il punto è di una spiegazione secondo
Rashi riprende anche Rav Shimon Bar Yochai, dunque Shanui Dotai. Dunque il punto è che, come si dice, Shura Tachtona, non si può avere buone midot senza Torah e non si può avere Torah senza midot Torah. Uno dice, vabbè, io studio Torah dalla mattina a sera, so tutta la Torah a memoria, so, però poi i buoni attributi, quelli, generosità, empatia, e la lista è bella lunga, quelli, beh, lasciamoli da parte. No. Così che, come non si può avere buoni attributi, pensare all'altro, essere generosi, intelligenti, a tutte queste belle qualità, e non avere Torah. E sono due cose che vanno sempre insieme. Questo mi riporta 32 anni fa, quando passavo davanti al Rebbe, era il periodo dei Shiduch, che ero in Shiduchim, e chiedevo al Rebbe, ve l'avevo credo detto, Yireh Shamayim v'Tov Lev. Siccome avevamo mezzo secondo per parlare con Rebbe, dovevo essere molto sintetica. Allora, cosa posso chiedere? Vogliamo tutto: ricchezza, bellezza, amore, però cos'è che, cioè, diciamo, due cose sulle quali non posso rinunciare. Salute. Salute. A parte la salute, ovviamente, no, ma nel futuro sposo. Allora, cosa Ah. chiedevo? Yireh Shamayim e Tolev, dunque timoroso di Dio, vuol dire che studia Torah, che ama Hashem, eccetera, e Tovlev, con un buon cuore, cioè Midot Tovot. E questo l'abbiamo visto oggi, cioè le due cose. Ci vuole la Torah, ma ci vogliono anche le Midot Tovot. E uno non può senza l'altro, nei due sensi. Questa detta in breve.